Ciao ragazzi, in questo video vi aggiorno a un anno di distanza dall'allestimento di questo 130 litri. Chi mi ha seguito, l'ho seguito nei vari step, a 1, 3, 6 mesi mi sembra, finalmente siamo arrivati a un anno. Il suo massimo splendore l'ha avuto intorno al sesto mese con il pratino di Emianthus calitrico ed escuba. Ha subito diverse trasformazioni il pratino per probabile fenomeno di alleropatia, ovvero un particolare fenomeno che avviene tra due specie di piante diverse, una sorta di competizione chimica in cui ovviamente prevale una pianta rispetto all'altra. In questo caso l'Emianthus calitricoides è stata completamente sostituita. Vediamo comunque prima alcune immagini e poi vediamo tutto nel dettaglio. La vasca sta procedendo molto bene. Per quanto riguarda le piante, non solo l'Eleocaris è cresciuta bene, osservate che mega cespuglio è diventato anche la Cryptocorine. Considerando che era una piantina alta 5 cm, ora è diventata almeno 30. Avrà sicuramente fatto qualche mega stolonatura che andrà a uscire poi da qualche altra parte, magari dal lato opposto della vasca, però ancora non l'ho vista spuntare. Un pochino peggio invece ho notato lo stato dell'itrocotile tripartita, la quale è cresciuta veramente in maniera invasiva ed è diventata un cespuglio veramente ingestibile, tant'è vero che ho dovuto potarlo drasticamente, quindi ora si è un pochino rovinato, però comunque ha mantenuto la sua forma originaria, anche se si è un po' indebolito. Probabilmente è dovuto anche al fatto che ho sospeso la CO2, infatti sono circa 6 mesi che non sto più erogando, per vedere come andava questa vasca senza CO2. In effetti è andata molto bene grazie al fondo sottostante. Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione, avete seguito sicuramente gli aggiornamenti sulla plafoniera, in cui ho aggiunto ovviamente ai led e alla plafoniera fai da te, in cui vi metto i link in descrizione, anche la centralina alba tramonto e un bel termometro digitale che misura costantemente, come vedete, la temperatura nella vasca. Considerando tutto, il fatto anche che la vasca l'ho presa al mercatino dell'usato e tutto l'allestimento fai da te, è una vasca che veramente mi ha dato molte soddisfazioni. La fauna, altrettanto importante, è caratterizzata unicamente da specie guppi. Ne ho presi 4 all'inizio, si sono riprodotti molto. Ci sono state anche diverse nascite, come vedete ci sono circa una cinquantina di guppi che rispondono a comando alla somministrazione di cibo. Guardate come salgono tutti in superficie appena con questo riflesso di Pavlov, un riflesso condizionato. Vabbè, comunque ora non riesco nemmeno più a contarli, ma penso siano almeno 50 esemplari. Sono tutti uguali, sono tutti sul blu, sono sicuramente figli della stessa madre. E tra poco credo proprio che arriverà l'ora di promuovere la ricombinazione genetica introducendo qualche nuovo maschio. A livello del fondo non ho mai cambiato nulla, nemmeno come tabs, non ho dovuto mai integrare grazie al terriccio fertile che ho introdotto all'inizio. Per quanto riguarda la fertilizzazione liquida mi sono dimenticato diverse volte, quindi ho sottodosato il protocollo PMDD, ma questo non ha recato nessun danno, in effetti andrebbe somministrato quando si notano delle carenze, che in questa vasca in effetti non ho mai notato. Secondo me ha giocato un ruolo importante molto l'inquinamento da parte dei pesci, la fauna molto numerosa ha contribuito a mantenere tutto in equilibrio anche dal punto di vista dei nutrienti e dei nitrati. Bene signori, per concludere, questa è stata una vasca che per me ha rappresentato molto, non solo perché è una bella vasca di fatto, ma soprattutto perché è l'esempio dell'acquario economico proprio come lo gestisco io, cioè utilizzando appunto materiali presi in natura e il tutto gestito nella maniera più naturale possibile. Come vedete ho sospeso anche infatti la nitride carbonica e la vasca sta procedendo molto bene grazie al fondo e al terriccio universale che c'è sotto questo strato di ghiaino. Questo è proprio l'esempio che io concepisco come come vasca fai da te, completamente fai da te, che è costata veramente poco. Tutti i video li trovate comunque sul canale, vi metto alcuni dei più interessanti in descrizione e noi ci vediamo come sempre con nuovi video e nuovi aggiornamenti. Ciao a tutti.